Non c'è nulla d'ufficiale da Aquile, però le parole che ha detto Sergei Milinkovic-Savic in Paideia sono, secondo me, una boccata d'ossigeno per tutto l'ambiente laziale. Partiamo col dire che confido molto di più in quel video che ho visto, nelle parole del sergente, che tutti questi articoli che sono usciti su di lui: 150 milioni al Real, 180 da Manchester United, 200 da City, 3.000, cioè no. Ragazzi, no, è stato secondo me molto bello vedere il sergente rispondere tranquillamente a botta sicura. Certo che rimango, non vedi che io sono qua, solito Milinkovic, solito Milinkovic che ha questo comportamento secondo me straordinario ed è molto freddo, perché comunque ha dato subito la risposta a questo tifoso che gli ha chiesto se rimane e lui a botta sicura, senza manco pensarci più di tanto su come potesse rispondere. Boom, è andato a dirlo. Che sia vero o meno, ragazzuoli, il sergente a me è piaciuto tantissimo perché ne abbiamo visti di calciatori che a questa domanda schivano sempre la risposta. Però Sergei non ha fatto questo. Sergei ha dato subito la sua versione e secondo me è stato straordinario perché allo stesso tempo ha lanciato anche un po' una frecciatina a Felipe, ma non la chiamo una vera e propria frecciatina, perché non so se voi vi ricordate, Felipe non ha sostenuto le visite mediche con la Lazio e infatti è partito poi 2 giorni dopo, il giorno successivo a questa visite proprio direzione West Ham. Milinkovic invece si è presentato, ha fatto queste visite, ok, non è arrivato insieme a Casares, insieme a Crecco, ma questo è stato spiegato tranquillamente alla società, è stato un incidente, non ha potuto prendere quell'aereo, quindi è arrivato il giorno dopo ed eccolo lì fare queste visite mediche, voglioso di farsi le foto con tutte, voglioso di riprendersi l'ambiente laziale. A me questo ha fatto impazzire. Ora, fatto questo video, rischio vivamente che al 18 agosto possano arrivare 3.000-4.000 persone che mi vengono a dire è alla vista, alla fine è partito comunque, che buffone che sei tu, che buffoni che sergente. Io di quest'ultimo mi fido, io di Sergei mi fido e vi dirò pure di più: se Sergei rimane davvero alla Lazio, penso che questa rosa sia molto più forte di quella dell'anno scorso. Ci siamo indubbiamente rafforzati, abbiamo finalmente un vice Lucas Leiva, che secondo me era la mancanza più grande. Molti di voi diranno non è sostituito al meglio Felipe Anderson, che poteva fare anche l'esterno nel 3-5-2. Ragazzuoli, secondo me un vice Leiva a questa squadra serviva come il pane, anche perché Lucas non c'ha più 20 anni, qualche partita la deve saltare. Fortunatamente l'anno scorso l'ha fatta praticamente tutte, certo quando è stato in diffida, quando è stato costretto a saltarle per tale motivo, ma ragazzuoli, un vice Leiva era necessarissimo, era necessarissimo. Poi ci sta nel dire che Caicedo non ti garantisce assolutamente una seconda punta migliore di Immobile, si può dire anche che manca anche un altro difensore centrale, ma conti fatti, se Inzaghi punta davvero tanto su Casares, Wallace, Bastos e Luis Felipe, io sto con il mister, ragazzi, sto con il mister, perché abbiamo visto che non è affatto una persona stupida, ci ha fatto fare 2 anni di altissimi livelli, ci ha fatto godere davvero tanto. Ricordiamo che oltre alla Juve che ha vinto qualcosa siamo soltanto noi, questo lo dobbiamo sicuramente a Inzaghi, lo dobbiamo a Murgia 93esimo, sì, assolutamente a Simone Inzaghi, che di calcio se ne intende, e se magari la società non ha voluto fare pressioni per un eventuale nuovo acquisto in difesa, secondo me bisogna fidarci di lui, bisogna fidarsi di Luis Felipe, di Wallace, di Basso. Non sono un grande fan di questi due ultimi, però io mi fido ciecamente di mister Simone Inzaghi. Purtroppo si sono molto molto rafforzate squadre come l'Inter, come la Roma, il Napoli ha cambiato allenatore, forse in meglio, forse in peggio, chi lo sa. Però non parto battuto, ragazzi, se non con la Juve di Ronaldo, ma anche lì me la voglio giocare, me la voglio giocare, perché alla fine il calcio è bello anche per questo. Se noi partiamo a battuti è meglio non giocare proprio in Serie A. La Roma ha cambiato davvero tanto, l'Inter ha comprato big giocatori secondo me molto buoni per qualunque progetto che punta verso lo scudetto e anche la Champions, giustamente ha fatto un grande mercato, però bisogna ora vederli sul campo, bisogna vedere che cosa combinerà Spalletti in questi 2 o 3 mesi dove si potrebbero giocare tranquillamente tutto. Il Napoli Ancelotti, noi fortunatamente continuiamo a dire che affronteremo il Napoli alle sue prime partite, quindi potremo approfittare per fare lo sgambetto a squadra partenopea. Io ci spero ovviamente che questo accada, perché comunque la Lazio ha un allenatore che conosce bene l'ambiente, ha una squadra che comunque è stata 8-11esimi confermata, se non è più 9-11esimi, che fondamentalmente sono cambiati De Vrij e Felipe Anderson, anche se Felipe ricordiamo che non era più titolare negli schiacchi di Inzaghi, nello schema di Inzaghi. Quindi ragazzoli, andiamoci calmi, perché secondo me se Sergej Milinkovic-Savic, qui lo dico e qui non lo nego, la sua permanenza è davvero tanta tanta roba.
perché se l'anno scorso siamo stati grandi con quei grandi calciatori che sono Ciro Immobile, Lucas Leiva, Luis Alberto, Stefan Rado, che è incredibile, più invecchia meglio è, come il vino, lo stesso Lulic, Parolo, ci posso continuare a dirvi tutti quanti, perché alla fine io farei complimenti anche a Stracoscia, allo stesso De Vrij che se n'è andato, sì, ma secondo me è stato rimpiazzato molto bene da una Acerbi che spero ovviamente possa fare le sue migliori stagioni calcistiche con la nostra maglia, perché se c'è un uomo che si merita la nazionale, soprattutto per quello che ha passato, è proprio Ciccio Acerbi. Gli auguro davvero il meglio, gli auguro anche di chiudere la carriera con la Lazio. Se riesce a sfondare mi fa felicissimo, perché sono uno dei suoi sostenitori numero uno proprio. E ragazzoli, tra tutti questi calciatori ci aggiungiamo anche una sicurezza, un talento, un ragazzo fantastico che è il sergente Milinkovic-Savic. Secondo me possiamo dire che la Lazio può tornare a combattere per la Champions League, perché non dobbiamo aver paura di nessuno, manco della Juve, perché alla fine se affronti la Juve con la paura è meglio che non ti presenti. Quindi a testa alta, sempre forza Lazio carica.